Questo è il primo video di genetica. Mi occuperò di riassumere e dare un'introduzione alla materia. Allora, che cos'è la genetica? La genetica è la scienza che studia la trasmissione dei caratteri ereditari. Breve cronologia. Già nel Medioevo si sapeva, si era riconosciuto che alcuni caratteri erano ereditabili e trasmissibili di generazione in generazione e che alcune malattie, ugualmente ai caratteri, erano ereditabili. Nel 1800 sono osservati per la prima volta i cromosomi. 1900, nascita della genetica. Che cos'è il genoma? Il genoma è l'intero pool genetico, quindi tiene in considerazione l'integralità del DNA contenuto nel nucleo. Cos'è il DNA? Il DNA è un'associazione di proteine acide e di proteine basiche. Costituisce i cromosomi quando la cellula è in metafase. La parola cromosomi è di origine greca, chromos, colore, soma, corpo, perché sono colorabili, ma questo lo vedremo meglio successivamente. Il DNA è formato da due filamenti che si avvolgono in una doppia elica, direzione 5', 3', 5' fosfato libero, 3' OH libero. I due filamenti sono i nucleotidi. Dunque, i nucleotidi sono formati da uno zucchero pentoso, un gruppo fosfato e una base azotata. Lo zucchero pentoso e il gruppo fosfato insieme formano lo scheletro. Base azotata si divide in purine, adenina, guanina, pirimidine, citosina, timina. La struttura del DNA ha una dimensione approssimabile a 2 nanometri, dopodiché il DNA si avvolge intorno a 8 proteine basiche, dette istoni, che formano una struttura di dimensione 11 nanometri, più istoni formano un solenoide, struttura di 30 nanometri. Solenoide va a costituire poi le anse, tenute insieme dallo scaffold, 300 nanometri, le anse formano una spirale, dimensione 700 nanometri, che costituisce la cromatina e i cromosomi in metafase. I cromosomi hanno dimensione 1400 nanometri, due cromosomi si dicono omologhi, se hanno gli stessi geni nello stesso locus. La struttura dei cromosomi è rappresentabile come due braccia, braccio Q e braccia P, che si incontrano nel centromero, mentre le estremità sono dette telomeri. Un'ulteriore suddivisione dei cromosomi può essere fatta in base alla posizione del centromero, che se si trova a metà è detto metacentrico, superiore alla metà submetacentrico, ancora superiore acrocentrico, infine telocentrico, mancano proprio i bracci superiori. Qual è il ciclo cellulare? Il ciclo cellulare è compreso da interfase, che comprende G1 accrescimento, S sintesi del DNA, G2 ulteriore accrescimento, infine si arriva alla fase M, che è la duplicazione. La duplicazione cellulare può essere mitotica, quindi semplice divisione, meiosi, formazione dei gameti, quindi il corredo cromosomico si dimezza, si passa da individui diploidi 2n ad aploidi n. Andiamo a vedere nel dettaglio il ciclo cellulare. Dunque, la fase M si divide in profase, in cui avviene la condensazione dei cromosomi, la formazione del fuso mitotico, le strutture dei microtubuli si legano ai cromosomi e si disgrega la membrana nucleare. La metafase, invece, vede i cromosomi portarsi sulla piastra metafasica, mentre nell'anafase si spezzano i cromosomi fratelli, migrano ai poli opposti e infine c'è la telofase, che è l'effettiva divisione. La meiosi invece la dividiamo in due fasi: la prima meiosi e la seconda meiosi. Durante la prima meiosi avvengono i crossing over da 30 a 40 a livello dei chiasmi dei cromosomi, in cui c'è questo scrambling di materiale genetico per regole che ancora non conosciamo, per cui diciamo che avviene tutto a caso. Andiamo a parlare dell'analisi del cariotipo. Allora, perché si analizza il cariotipo? Per valutare malattie, trasmissibilità. Si analizza dal sangue, dagli linfociti, dalle biopsie, la disgregazione delle cellule della pelle e dai villi coriali a livello della placenta. Per l'analisi del cariotipo si utilizza la colcemide,
in particolare dei cromosomi, perché blocca la divisione cellulare a livello di metafase, quindi i cromosomi così sono osservabili. Allora, ho detto che i cromosomi sono colorabili. La colorazione avviene in quattro diverse modalità possibili. La colorazione G utilizza il colorante IEMSA, Q, R, C, che invece colora solo il centrometro, oppure FISH, detta anche colorazione in situ fluorescente, che utilizza un cocktail di sonde rilevatrici.